In alcuni paesi del mondo è ancora in vigore la pena di morte, una punizione brutale per le persone che commettono crimini molto gravi. I detenuti trascorrono i loro ultimi mesi di vita in condizioni spiacevoli e hanno diritto a un unico ultimo desiderio, un pasto a scelta da consumare prima dell'esecuzione della pena. Vi siete mai chiesti quali sono state le richieste più strane che gli agenti della polizia penitenziaria hanno dovuto esaudire per i detenuti? Iscrivetevi al canale e lanciatevi in questa nuova classifica per scoprire i 10 pasti più originali di sempre. Numero 10. Velma Barfield. Velma Barfield, del North Carolina, era conosciuta come la nonnina del braccio della morte. Questa donna di mezza età, però, era molto diversa dalle dolci signore che siamo abituati a conoscere. Velma Barfield era stata per molto tempo una serial killer dal modus operandi subdolo ed estremamente pericoloso. La nonnina era stata accusata di 6 omicidi, uno dei quali commesso ai danni di sua madre. La signora Barfield avvelenava lentamente le sue vittime fino a causarne la morte per ottenere il loro denaro, che utilizzava per comprare narcotici e medicinali di ogni sorta. Nel 1984 ha fatto la storia come la prima donna giustiziata con un'iniezione letale all'età di 52 anni. Le guardie carcerarie si aspettavano che una signora della sua età richiedesse un pasto completo e raffinato, ma Velma Barfield si è dimostrata imprevedibile fino all'ultimo giorno della sua vita, pretendendo un sacchetto di patatine Cheetos e una Coca-Cola. Numero 9. Peter J. Meaniel. Peter Meaniel è stato condannato a morte dopo un pestaggio commesso insieme all'amico James Russell Jr., un tentativo di rapina che si è concluso in un modo molto diverso dal previsto. Vi risparmiamo i dettagli sulla vittima perché il povero malcapitato ha subito una sorte terribile. Il medico legale ha confermato che aveva ricevuto 39 coltellate, 10 tagli profondi, 6 ferite da taglio, 6 colpi alla testa e un foro nel cranio. Per questo omicidio brutale, Peter Meaniel è stato condannato a una breve permanenza nel braccio della morte, che si è conclusa nel 2004 con il consueto ultimo desiderio. Meaniel ha irritato la comunità intera quando ha chiesto 20 tacos di manzo, 20 enchiladas di carne, 2 doppi cheeseburger, una pizza con jalapenos, pollo fritto, spaghetti, mezza torta al cioccolato e mezza alla vaniglia, gelato al gusto biscotto, gelato al gusto caramello e arachidi, una crostatina alla frutta, 2 Coca-Cola, 2 Pepsi, 2 root beer e 2 succhi d'arancia. Che spreco! Numero 8. Victor Henry Feguer. Victor Henry Feguer è stato giudicato colpevole del rapimento e l'omicidio di un medico che si era rifiutato di procurargli della droga e di conseguenza condannato a morte per impiccagione. Prima di esalare l'ultimo respiro, l'uomo ha richiesto un pasto che ha colpito il mondo intero per la sua originalità. Feguer, infatti, non ha richiesto un pranzo luculliano o il suo piatto preferito, ma una singola oliva non denocciolata. La sua strana richiesta ha ricevuto molta attenzione da parte dei media e ha fatto ancora più scalpore quando, dopo la sua morte, le guardie carcerarie hanno ritrovato il nocciolo dell'oliva nella tasca del cappotto che indossava durante l'esecuzione. Feguer aveva indicato di voler essere sepolto con il nocciolo affinché potesse mettere radici e germogliare in un bellissimo albero di ulivo, un segno internazionale di pace. Che cosa ne pensate della sua richiesta? Atto di pentimento o manifestazione di arroganza? Numero 7. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, noto anche come Killer Clown, è stato giustiziato attraverso un'iniezione letale nello stato americano dell'Illinois, dopo essere stato condannato per lo stupro e l'omicidio di 33 persone, tutte adolescenti e di sesso maschile. L'uomo indossava spesso i panni di un simpatico pagliaccio durante gli eventi sociali organizzati dalla comunità per raccogliere fondi, le sfilate di carnevale e le feste per i bambini. Il suo soprannome deriva proprio da questo suo travestimento. Prima di essere scoperto e condannato per i suoi crimini efferati, Gacy era stato direttore di 3 ristoranti della catena fast food KFC. Per il suo ultimo pasto, il Killer Clown ha ordinato 12 gamberetti fritti, mezzo chilo di fragole, una confezione di pollo fritto cucinata da KFC e una porzione abbondante di patatine. Numero 6. John Speckelink. Il richiamo dell'alcol è molto difficile da eludere e soltanto le persone più tenaci riescono a resistere alle ricadute. John Speckelink, per esempio, non ce l'ha fatta.
Prima di essere condannato a morte per omicidio, Spankeling era un alcolizzato impenitente. In prigione non è semplice ottenere alcolici sotto banco e Spankeling ha approfittato del suo ultimo pasto per farsi una bella bevuta. Il detenuto ha ordinato una bottiglia di Jack Daniels e si è presentato alla sua esecuzione completamente ubriaco. In un certo senso non ci sentiamo di biasimarlo. Morire da ubriachi è sicuramente più facile che restare vigili e coscienti per tutta la durata dell'esecuzione. In ogni caso, dopo la sua richiesta, ai detenuti incarcerati nel braccio della morte è stato vietato per sempre di chiedere alcolici come ultimo pasto. Numero 5. Philip Ray Workman. La maggior parte dei detenuti nel braccio della morte non ha alcun riguardo per la vita degli altri esseri umani, ma Philip Workman è una piacevole eccezione. L'uomo aveva sparato a due poliziotti durante una rapina in un ristorante e uno di loro era morto, condannandolo di fatto alla pena capitale. Il criminale aveva incolpato la cocaina che aveva nell'organismo al momento della rapina e ripetuto più volte che non era sua intenzione togliere la vita al poliziotto. Le sue dichiarazioni, però, non erano state accolte dalla giuria, che lo aveva condannato a morte. Nel 2007, Workman è stato giustiziato in Tennessee dopo una richiesta decisamente inusuale. Una pizza vegetariana da donare a un senzatetto locale. Le autorità, tuttavia, hanno rifiutato la sua richiesta perché era vietato dalle procedure. Il giorno seguente, molti abitanti del Tennessee hanno esaudito il suo desiderio in prima persona, donando delle pizze ai senzatetto del posto. Nonostante il divieto, quindi, Workman è riuscito a compiere un'ultima buona azione. Numero 4. Ricky Ray Rector. Alcune persone vivono delle situazioni che le spingono a cambiare radicalmente visione della vita. Probabilmente Ricky Ray Rector era uno di loro. Questo detenuto era stato condannato a morte in seguito all'omicidio di due uomini avvenuto durante la rapina ai danni di un negozio, che aveva organizzato nel 1981. Rector aveva sparato a un civile e in seguito anche all'agente di polizia intervenuto sulla scena. Quando si era reso conto di non avere via di uscita, il ladro aveva deciso di uccidersi con le sue mani e si era sparato in testa. Il destino però aveva altri piani. Rector era sopravvissuto al suo stesso colpo e condannato alla pena capitale l'anno successivo. Come ultimo pasto, il criminale ha chiesto una bistecca, del pollo fritto, una Coca-Cola e una fetta di torta alle noci pecan. Rector ha mangiato tutto tranne la torta. Quando le guardie gli hanno chiesto perché l'avesse lasciata, l'uomo ha risposto che l'avrebbe mangiata quando sarebbe tornato in vita per la terza volta. Inutile dire che non è successo. Numero 3. Timothy McVeigh. La storia di Timothy McVeigh dimostra come i veterani dell'esercito possano trasformarsi in temibili macchine da guerra se non vengono sostenuti con il supporto psicologico di cui hanno bisogno al rientro in patria. McVeigh era stato un soldato decorato dall'esercito americano, ma nel 1995 si era trasformato in un terrorista senza cuore. Il 19 aprile, insieme ad altri vecchi colleghi dell'esercito, aveva preso di mira il Murrah Federal Building di Oklahoma City e aveva fatto esplodere una bomba potentissima in un camion nei pressi dell'edificio, causandone il crollo parziale e uccidendo 168 persone innocenti. Nella struttura c'era anche un asilo nido pieno di bambini. Per questo atto di terrorismo e codardia, McVeigh era stato condannato alla pena capitale. Per il suo ultimo pasto, nel 2001, l'assassino a sangue freddo ha scelto un pasto altrettanto gelido. Due coppe di gelato al cioccolato. Numero 2. David Leon Woods. Quando si marcisce in carcere per 23 anni, il tempo scorre in modo diverso. Ma c'è un giorno all'anno che non si può mai dimenticare. Il proprio compleanno. David Leon Woods è stato condannato a morte nel 1984, dopo una rapina durante la quale ha ucciso un uomo di 77 anni con 21 coltellate. Woods si era introdotto in casa della vittima con due complici per rubare un televisore, ma aveva perso rapidamente il controllo della situazione. La condanna era stata fissata per il 2007 attraverso un'iniezione letale. Woods ha mostrato un certo disinteresse nei confronti dell'arrivo imminente della pena capitale quando ha comunicato alle guardie del carcere la sua ultima richiesta, una pizza standard e una torta di compleanno intera. Il criminale ha spiegato che l'esecuzione gli avrebbe impedito di celebrare il suo compleanno, 3 mesi dopo la data fissata, e che per questo motivo avrebbe dovuto anticipare i festeggiamenti. Numero 1. James Edward Smith.
quando James Edward Smith si è ritrovato ad esprimere il suo ultimo desiderio nel braccio della morte di un carcere del Texas, ha richiesto un pasto decisamente inusuale. Molti detenuti ordinano cibi pregiati come cosce di rana, caviale o tagli di carne raffinata. Ma Smith ha preferito un piatto che non si trova nel menù di nessun ristorante del mondo: una manciata di terra. Non stiamo parlando del classico terreno fertilizzato su cui si cammina a piedi nudi o si coltivano le piante, ma di un particolare tipo di terriccio sabbioso chiamato Rea Kunda. Smith aveva intenzione di seguire un rituale voodoo, ma la sua richiesta è stata rifiutata dalle guardie carcerarie, che gli hanno servito un pasto piuttosto blando, un vasetto di yogurt. La madre di Smith sosteneva che il figlio fosse mentalmente instabile e che non potesse essere giudicato per i suoi crimini. Ma lui stesso desiderava che la pena di morte fosse eseguita in fretta, per poter ritornare nel mondo spirituale dal quale sosteneva di essere stato strappato. L'appello della madre non è stato ascoltato dai giudici, che hanno confermato la condanna. E voi che cosa chiedereste come ultimo pasto della vostra vita? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.